Nel Vangelo di oggi, secondo Luca, al capitolo 12, dal versetto 39 e seguenti, leggiamo: «In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo». Restiamo sconvolti quando si assiste alla violazione della propria intimità domestica da parte di ladri che rubano e mettono a suo quadro la casa. Si viene presi di sorpresa senza avviso. Con questa forte immagine Gesù ci fa capire l'imprevedibilità della sua venuta. Chi fa dipendere la sua vita dalle cose che ha considera la morte come un ladro. Chi attende il Signore considera la morte come l'incontro desiderato con lo sposo. Tuttavia la vita è una preparazione a questo incontro. Man mano che cresciamo, facciamo l'esperienza drammatica e nello stesso tempo potremmo dire sublime, che non tutto è in nostro potere, non tutto è nelle nostre mani, anzi possiamo provvedere e programmare ben poche cose. Questo sentimento può portarci a due destinazioni: una, l'ansia per l'inconsistenza di tutte le cose, e l'altra, la fiducia nel Signore che ha in mano la sorte di tutti gli uomini di cui si prende cura. L'uomo non è un possidente, ma un amministratore di beni non propri. Tutto ciò che è e ha è dono di Dio e tale deve restare. Occorre restare desti e non cedere a quel sentimento di nichilismo oggi tanto di moda. L'uomo che non attende nessuno, che non si sente atteso da nessuno, cade certamente in un lassismo che inevitabilmente lo abbruttisce. Gesù prospetta la vita come una veglia di attesa operosa che prelude al giorno luminoso dell'eternità. Per potervi accedere bisogna essere pronti. Bisogna essere svegli. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.